La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungere. L'ottava meraviglia è il brano con il quale Ron è salito sul palcoscenico della 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un brano che non accede però alla finale, escluso insieme a tre altri big. Stasera farò tardi, le giornate sempre corte e io sempre meno giovane, ma in fondo l'ottava meraviglia del mondo siamo io e te. In una vita complessa dove tutto è difficile, la persona che hai più vicino può trasformare le tue difficoltà con il suo amore, riuscendo a farti rialzare sempre. Questa è per Ron l'ottava meraviglia. È un brano che non è stato scritto apposta per il festival. È un brano scritto insieme a Mattia Del Forno, a Emiliano Mangia e a Francesco Caprara, che è un gruppo romano che si chiamano La Scelta. Sono persone che hanno un grande talento e mi avvalgo della loro collaborazione preziosa. Dove con te voglio andare per dividere il mondo e poi ricominciare. È un brano, secondo me, che ha dentro la nostalgia dei nostri tempi, di quello che vorremmo, di quello che non riusciamo a fare e di quello che ci fa paura. È sempre un'emozione grandissima calcare il palcoscenico dell'Ariston comunque. Beh, è sempre un'emozione perché è giusto così, insomma, sai, senti il tuo nome, boom. E entri, attacca l'orchestra e lì deve scattare qualcosa, si illumina qualcosa, se non si illumina qualcosa è finita. Lo scorso 10 febbraio è uscita un'edizione speciale della Forza di Dire Sì, un doppio album contenente i brani più celebri del repertorio di Ron, reinterpretati insieme ad altri 24 artisti italiani, nato dall'esigenza di sostenere ancora una volta l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Sì. E che sono, uno è l'ottava meraviglia e l'altra I confini del mondo, che appunto è inserita dentro l'album. Una nuova edizione del progetto che contiene, oltre al brano sanremese, anche il secondo inedito Ai confini del mondo. E il 6 marzo Ron tornerà al Teatro degli Arcimboldi di Milano con uno speciale imperdibile concerto evento benefico a sostegno della ricerca sulla SLA. Sul palco insieme a lui saliranno amici e colleghi del mondo dello spettacolo che renderanno la serata imperdibile. Tra i primi ospiti confermati Annalisa, Luca Carboni, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Elodie, Giussi Ferreri, La Scelta, Neck, Francesco Renga e Siria, una grande serata di musica e solidarietà. Il 6 marzo ci sarà un concerto con tanti ospiti dove andremo a raccogliere anche lì fondi per la ricerca, per la SLA, e i miei amici cantanti si sono rivelati dei meravigliosi partner e grande generosità, per cui li ringrazierò sempre. C'è una strada del sempre dove con te voglio andare per dividere il mondo e poi ricominciare.